Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di car detailing, in particolare di come diluire in maniera corretta un prodotto che poi verrà utilizzato in foam gun, che sia uno schiumogeno o uno shampoo. Benissimo, voi vi starete chiedendo il perché stia facendo un video come questo. Vi posso dire subito il problema. Noi quando prepariamo un prodotto, leggiamo la scheda. Attuiamo sul prodotto una certa diluizione con acqua, per esempio 1,40, la inseriamo qui dentro e lo ereghiamo sulla superficie, non considerando però che questa soluzione viene ulteriormente diluita con acqua che viene appunto aggiunta dall'idropuritrice. Bene, nel video di oggi andremo ad eseguire dei calcoli che ci permetteranno di fare una soluzione con una determinata concentrazione che sia corretta al punto che dall'ugello della foam esca la soluzione diluita correttamente. Bene, questo è il procedimento più importante nel quale si possono fare errori, quindi cerchiamo di essere abbastanza precisi e rigorosi. Ovviamente una precisione da laboratorio non la potremo ottenere, ma non ci interessa neanche. Allora, foam gun, calcolo diluizione. La foam gun ovviamente è necessaria per questo compito. Sono poi necessari 100 ml di acqua che vanno misurati. Una tanica o un recipiente normalissimo, basta che comunque sia abbastanza chiuso, in maniera che io quando con l'idropulitrice erogo dalla foam gun non si vada a disperdere il prodotto, perché il prodotto poi nella tanica andrà misurato. Ci servirà poi un recipiente graduato o una bilancia, perché come tutti sanno la densità dell'acqua è circa 1 g/cm3, quindi gli ml corrispondono ai grammi. E poi ovviamente ci servirà l'idropulitrice. Quindi fino a qui spero sia tutto chiaro. A questo punto viene il processo vero e proprio. Quindi i passaggi sono i seguenti. Vi aiuto con i gesti. Prendiamo la nostra foam gun, la riempiamo di acqua fino all'orlo in maniera tale che durante l'utilizzo non abbia problemi di pescaggio di acqua. La pesiamo e andiamo a tarare la bilancia. A questo punto prendiamo la nostra bacinella, la nostra tanica, montiamo la foam gun e andiamo ad erogare 100 ml di acqua all'interno della nostra tanica. E ovviamente cerchiamo durante l'erogazione di non andare a disperdere l'acqua, altrimenti le misurazioni saranno falsate. A questo punto vado ogni tanto a pesare. Siccome ho tarato la bilancia prima, troverò il negativo di quanti grammi sono stati tolti, quindi di quanti ml di acqua sono stati pescati. Perfetto, a questo punto, quando riesco a raggiungere i 100 ml, posso prendere la mia tanica ed andare a pesare il contenuto di acqua. Questi saranno gli ml di soluzione che comprendono i 100 ml di acqua più un tot di ml di acqua provenienti dall'idropulitrice che sono stati miscelati insieme e che danno quindi variato la nostra diluizione originaria. Perfetto, quindi per misurare questa, diciamo, portata andremo a fare i seguenti calcoli che vi elenco qua. Vedete? Abbiamo a sinistra, diciamo, i calcoli e a destra l'esempio, come a scuola. Allora, il contenuto totale del recipiente è quella quantità che io vado a misurare dopo che appunto sono stati pescati. L'acquasata, come appunto vi ho detto, è 100 ml, cerchiamo di essere abbastanza precisi. Quello che mi voglio calcolare è l'acqua che l'idropulitrice ha immesso nel sistema, nella soluzione. Quindi il totale di ml, cioè quelli che ho pesato, meno 100 ml, ottengo, l'ho chiamato P, che è il solvente della soluzione, 1550 ml in questo caso. Andremo quindi a calcolare la diluizione vera della foam gun. Per farlo faremo soluto fratto solvente, quindi 100 fratto 1550 o 100 fratto P. Andando sopra e sotto a dividere per 100, otterremo che la diluizione è di 1 a 15,5, approssimabile a 1 a 16. Quindi il succo del video è: cerco che diluizione 1x devo fare qui dentro, al fine che considerando la portata P della foam gun, cioè la vera diluizione che io ho chiamato P, la diluizione finale del prodotto risulti corretta 1AD, dove 1AD è 1 a specifica di fabbrica. Per esempio, se io voglio ottenere 1A40 è 1A40. Vi risparmio il pippone sui calcoli e vi posso assicurare che il conto comunque è questo e torna così, ovvero x, cioè la diluizione che devo effettuare qui dentro è uguale a d meno p fratto p, dove d è la diluizione che voglio ottenere, p è la portata reale della foam gun. Quindi se io voglio ottenere una soluzione 1 a 40 e so che la mia portata della foam gun è 1 a 15, farò
40 meno 15 fratto 15. Ecco, in poche parole, vediamolo con un esempietto. Eccoci, come sempre in alto vedete la formula e l'esempio è questo. Allora, se io voglio usare primus in diluizione 1 a 40 e so che la portata della mia Fomgan, cioè la mia Fomgan va a diluire 1 a 14, userò la formuletta e farò il conto x uguale a 40 meno 14 fratto 14, ottenendo 1,85 approssimabile a 2, dove 1 a 2 è la diluizione che io devo fare del prodotto qui dentro, quindi di primus, in maniera tale che all'ugello abbia una diluizione di prodotto 1 a 40 all'incirca, ovviamente perché i conti, come avete visto, sono un po' approssimati. Bene ragazzi, quindi dopo questa piccola lezione di teoria andiamo ad eseguire la pratica per vedere anche se questa Fomgan funziona in maniera corretta e se non fa schifo. Ragazzi, siamo giunti quindi alla conclusione di questo video. Abbiamo ottenuto una buona consistenza con un risultato di soluzione circa di 1400 ml, il che vuol dire una diluizione in foam che avviene 1 a 13. Benissimo, per farvi un veloce esempio, se io voglio ottenere una soluzione 1 a 40, ce l'ho con questo 40, andremo a utilizzare i calcoli che abbiamo usato appunto precedentemente e otterremo x uguale 40 meno 13 fratto 13. Vogliamo la soluzione 1 e 26, 26 meno 13 fratto 13. Invece, se vogliamo ottenere una soluzione 1 a 10, non potremo. Perché? Otteniamo una diluizione 1 a 13 in foam e non possiamo scendere a 1 a 10 finale, anche se mettiamo io appunto il prodotto puro, perché lo dovremo avere in concentrazione maggiore rispetto a quella che viene fornito dalla produzione. Quindi, detto ciò, spero che il video di oggi vi sia piaciuto e spero che l'abbiate trovato soprattutto utile. Ci vediamo in un prossimo video con nuovi argomenti. Se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticate di iscrivervi al canale. Se avete qualsiasi problema o qualsiasi domanda, non dimenticate di scrivermi nei commenti. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima!